Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la cultura finanziaria. La cultura si fa finanza. È Luciano Locasto che vi parla, strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa. Oggi qui sul portale di Opzionare, un giorno speciale, il quale vede la nascita di un servizio stupefacente, a dir poco stupefacente, che ha tutti i requisiti per primeggiare a livello internazionale. Un servizio che opera su uno dei titoli più tradati al mondo, con l'operatività più evoluta che possa esserci. Diamo quindi il benvenuto a Apple Profit, il servizio rivelazione di questo 2023, e diamo il benvenuto al dottor Maurizio Monti. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Maurizio, trasforma i profitti di Apple in tuoi profitti di trading. Ti assegno subito il controllo dello schermo, così che tu possa illustrarci questa nuova rivelazione del mondo opzionaria, Apple Profit. Prego, Maurizio. Anzitutto, perché scegliamo il titolo Apple, Luciano? Questo è molto importante da far capire ai nostri ascoltatori e ai nostri abbonati e futuri abbonati. Il titolo Apple è un titolo le cui prestazioni dal punto di vista della borsa sono ben conosciute a tutti. Considera che nel mese di gennaio la salita che ha fatto Apple è una salita di circa 25 punti. È vero che Apple è soggetto agli utili, in genere gli utili sono buoni, quelli di ieri sera, mentre registriamo sono le 12:40 del 3 febbraio, quelli di ieri sera sono stati giudicati un po' meno buoni del solito, ma diciamo che in genere Apple è un titolo che performa molto, molto, molto bene. Anche quando scende, fa delle discese che sono significative, nel senso che non è detto che sia un titolo che necessariamente dobbiamo su cui dobbiamo fare trading soltanto al rialzo. Siccome vogliamo negoziare Apple con le opzioni, possiamo farlo sia al rialzo che al ribasso. La cosa importante è che andiamo a prendere il trend giusto e in definitiva il sistema di trading che andremo a vedere quando si concentra sulla parte Apple, quindi si concentra sul titolo azionario, non fa altro che prendere il trend che c'è in quel momento. E quindi un sistema puramente trend following che cerca di acchiappare il trend. Ma qual è il presupposto per cui riteniamo che Apple sia da questo punto di vista il titolo giusto? Il presupposto è il fatto che Apple risponde molto bene nei confronti di un nostro grande amico che è l'S&P 500. L'S&P 500 lo abbiamo visto protagonista insieme con molti nostri servizi ed qui ho disegnato la curva dell'S&P 500, la curva in giallo dell'S&P 500. Come potete vedere, a massimi e minimi di Apple corrispondono massimi e minimi dell'S&P 500. Quindi si tratta di una correlazione estremamente molto ben visibile. Credo che parliamo di una correlazione che è vicino allo 0,84-0,85, se non vado errato. Quindi un indice di correlazione estremamente elevato. E questo che cosa ci permette di fare? Ci permette di costruire una strategia che ha implicita dentro il suo contenuto un contenuto di hedging, quindi la possibilità di poter tradare Apple in una direzione e l'S&P 500 come copertura nella direzione opposta. E vedremo che riusciremo ad avere dei profitti da tutte e due le strategie che andiamo a mettere in piedi. Quando metteremo in essere la strategia su Apple, contemporaneamente ne metteremo una sull'S&P 500. Parliamo sempre di opzioni, opzioni di Apple e opzioni dell'S&P 500. Una farà hedging dell'altra. E vedremo che riusciremo sempre a guadagnare con massima probabilità, sempre è una parola grossa in finanza, riusciremo a guadagnare con massima probabilità molto spesso da tutte e due le strategie e quindi avremo una buona moltiplicazione dei nostri guadagni. Mentre registriamo questo webinar, sono le 12:44, il mercato su Apple è chiuso, per
aprirà ovviamente alle 15:30 per il mercato retail, e qui ho preparato alcune strategie di Apple, una di queste anche direttamente a mercato, ma le ho costruite in modo tale da far capire come è fatta la strategia con cui facciamo trading sull'opzione. La strategia, in definitiva, va a individuare un trend, quindi fa una operazione che è puramente trend following, come spiegavo prima. Quindi, che cosa fa? Mette a mercato una strategia dove compra una call, vende due call sopra, ne compra due sopra, ne vende ancora una in fondo. La strategia è quindi interamente coperta e dà un payoff di questo genere in simulazione. Come vedete, fa uno scalino. Se il titolo si muove poco, punta ad avere da subito un'operazione in guadagno, dopodiché il guadagno decade per un punto e dopodiché va a guadagnare costantemente. In questo esempio guadagna costantemente 200 dollari, ma finanzia la strategia con delle put, quindi una put venduta e coperta sotto da una put acquistata, che limita in questo modo la perdita a 200 dollari. Fa un rapporto puro e semplice 1 a 1. Che cosa fa però questa strategia? Aggiunge un po' di pepe in fondo. Quando è possibile, aggiungiamo delle call OTM, e per esempio in questo esempio qui ne abbiamo aggiunte 3, che sono anche possibilità di poterne o non aggiungere, o aggiungere, per esempio, qui ne abbiamo aggiunte 5 con 3 vendute sopra, quindi anche questa strategia pienamente coperta. Che cosa fa questo? Che cosa permette di fare questo modello con le call aggiunte? Aggiunge un po' di pepe alla strategia nell'Act Now, nel senso che se il titolo si muove tanto, e Apple in 15 giorni, in 20 giorni, molto spesso si muove tanto, ci permette di avere la possibilità di coprire prima la strategia. Immaginatevi qui adesso Apple è a 144,12. Immaginatevelo 10 punti più sopra, 155, in un tempo ragionevole. Significa che potete portare a casa 350-400 dollari chiudendo la strategia in anticipo. Quindi andando a mettere del pepe, per così dire, nella strategia, e avendo il massimo livello di sicurezza, perché dal punto di vista della copertura verso il basso siete assolutamente coperti, avete 200 dollari di perdita. Però, come è noto, a noi piace di fare le cose molto ben bilanciate, quindi non di avere delle perdite sicuramente contenute. Ma non vogliamo avere le perdite pianificate, vogliamo coprirle, no? In qualche modo. Ci conoscete con dribbling, con smart, con incassi costanti America, no? Sono tutte, o dribbling DAX o dribbling stocks, sono tutte strategie che non puntano ad avere una pianificazione della perdita massima, puntano ad avere una copertura di hedging molto qualificata, molto significativa. E qui noi facciamo lo stesso, perché insieme alla strategia che mettiamo a mercato su Apple, strategia che è molto semplice da capire, nel senso che è una ulteriore piccola evoluzione di uno spread a debito per guadagnare dal movimento verso l'alto. Addirittura si può fare anche solo lo spread a debito, ma questa è molto più efficace come strategia. Soprattutto rende più reattive le call OTM e quindi conviene fare questa. Però è una strategia puramente rialzista o ribassista quando è il momento di andare a ribasso, che copre dal lato opposto con una perdita massima, un classico, diciamo, delle opzioni. Adesso andiamo a vedere che cosa succede quando apriamo la strategia e la mettiamo a mercato. Quando apriamo la strategia, noi nel contempo, allo stesso momento, apriamo una strategia sull'S&P 500. Perché apriamo sull'S&P 500? Perché l'abbiamo visto prima dal grafico.
L'S&P 500 si comporta come Apple, quindi ha una forte correlazione con Apple. Significa che se Apple dovesse tradirci nel trend, quindi essendo un trend following, quando è che ci tradisce? Quando cambia trend, quando inverte di trend, quando torna indietro, per esempio. Ora Apple è chiaramente in una struttura rialzista, avrà fatto nella giornata di oggi probabilmente un po' di ritracciamento, è possibile che lo faccia per gli utili negativi, ma tendenzialmente Apple in questo momento, fino a prova contraria, è in una struttura rialzista positiva. Mettiamoci da questo punto di vista come se oggi volessimo aprire una delle strategie che ho esemplificato prima nella simulazione con il payoff e andiamo a costruire la nostra strategia con l'S&P 500. Che cosa facciamo con questa strategia? Andiamo a prendere una scadenza simile a quella che oggi apriremmo su Apple, che è una scadenza a 30 giorni, quindi oggi è il 3 di febbraio, prendiamo una scadenza al 3 di marzo, quindi a 28 giorni, un po' meno di 30 giorni. In questa scadenza 3 marzo, che cosa facciamo? Costruiamo il nostro hedging. Per esempio, costruiamo un hedging con le put 4110-4100. Cosa significa? Il mercato adesso è 4160. Se ha una piccola ritrazione, piccola perché di qui a 28 giorni, 60 punti di S&P 500 possiamo definirli certamente una piccola ritrazione, andiamo a costruire uno spread che ci fa guadagnare nel caso in cui, guarda caso, il mercato scenda e presumibilmente, se il mercato è sceso, molto probabilmente sarà sceso anche il titolo Apple per quel fattore di correlazione che di cui abbiamo parlato prima. E quindi il titolo Apple probabilmente è entrato in quella fase in cui andiamo verso la fase di perdita, per così dire, pianificata, la perdita massima che possiamo avere. Quindi dal titolo Apple potremmo perdere, non è detto che perdiamo, ma potremmo perdere. Qui invece andiamo a costruire uno spread di 10 punti sull'S&P 500 che alla scadenza del 3 marzo ci fa guadagnare fino a 500 dollari. Poi andiamo a comprare più sotto e io qui so già qual è il livello a cui comprare. Eccolo qua. Compriamo 5 put 3050. Fino adesso abbiamo solo speso, eh? Abbiamo costruito uno spread che ci è costato circa 3,75, 4 punti e le 3050 ci sono costate 0,60, 0,65 ciascuna e quindi andiamo a costruire un'ulteriore copertura a livello 3050. Poi andiamo una scadenza successiva. Andiamo al 31 marzo. Il 31 marzo che cosa facciamo? Andiamo a vendere le nostre 3050. Ne vendiamo 5. La strategia è interamente coperta, ma non ci accontentiamo di coprirla così. Andiamo a costruire uno spread di copertura 3175-3100, ne compriamo 3 perché sopra ci abbiamo anche 500 dollari di copertura. 3 qui ci bastano. Abbiamo 6 punti a credito. 6 punti a credito, avremo un po' di costi per coprire le vendute perché sappiamo che noi siamo i teorici che non portano o raramente portano a scadenza le vendute perché l'ultimo tratto, quello dove tutti vi dicono che è il più conveniente, non è vero che è il più conveniente, è il meno conveniente in senso assoluto. La strategia va chiusa prima della scadenza, va chiusa prima perché è inutile rischiare di arrivare alla scadenza per prendersi qualche centesimo in più quando la maggior parte del premio è già maturata. Qui per farvi un esempio, se la 3 marzo costa 0,60 è molto probabile che la copertura verrà appunto a 0,60. Magari dovremo togliere circa 2 punti, 2 punti e mezzo da questo credito. Ma se il mercato è andato giù,
abbiamo guadagnato fino a 500 dollari dalla strategia di copertura. Quindi la strategia di copertura ci ha fatto guadagnare dal credito e ipoteticamente dallo spread andato a nostro favore. Se il mercato è andato giù, abbiamo perso qualche cosa da Apple, ma abbiamo guadagnato due volte dalla strategia di copertura, ovvero dallo spread e dal credito implicito alla strategia. Se poi invece è andata su, guadagniamo dalla strategia implicita a Apple, che mi sembra evidente che guadagna se il titolo sale, e contemporaneamente guadagniamo dal credito della copertura. Perché guadagniamo dal credito della copertura? Perché le nostre put vendute si svaluteranno ancora più rapidamente e lo spread acquistato è interamente finanziato dalle put vendute. Quindi per noi non è un costo l'hedging, anzi addirittura è una fonte di ricavo. Quindi con un impatto sui margini assolutamente ridicolo, parliamo di centinaia di franchi, ma può essere anche di 1000 dollari, di 1500 a seconda del momento, a seconda della situazione di mercato, noi ci prendiamo una copertura di hedging che è perfetta dal punto di vista del movimento del mercato. Quindi Apple va su, guadagniamo due volte, una volta dal credito e una volta da Apple. Apple va giù, guadagniamo comunque due volte, una volta dallo spread che abbiamo comprato e la seconda volta dal credito. È una strategia che, impostata in questo modo, è la prima volta che presentiamo in pubblico, è la prima volta in senso assoluto che presentiamo in pubblico. E anche in questo caso ci abbiamo pensato a lungo, perché è una strategia che è stata riservata a un pubblico istituzionale, a un pubblico di professional. Ci abbiamo pensato a lungo perché abbiamo dovuto anche in qualche modo pensarla per essere adeguata al pubblico dei trader e degli investitori non professional. E credo che con questo modello l'investitore, il trader può puntare sul titolo Apple, che è uno dei più appetitosi del mercato, è quello dove i trend sono assolutamente più identificabili, no? Nel senso che, ok, questo trend può invertire, ma a noi se inverte, non dico che ci fa un favore, ma non ci tocca per niente perché guadagniamo comunque se sono riuscito a esprimere bene la logica della strategia. Quindi Assolutamente. il trend può invertire con tranquillità. Il trend prosegue benissimo, prosegue, guadagniamo comunque due volte, una volta dal credito della strategia, una seconda volta dal titolo Apple. Vedo che questo sia una chicca che non avete mai sentito dire prima. Lo dico con un certo In orgoglio. pratica, grazie mille per il donativo, tra l'altro, degno di nota, un servizio del genere così evoluto, così rivoluzionario, non poteva che appartenere alla famiglia opzionaria, un servizio unico. Apple Profit, Maurizio, vista la tua esposizione così brillante, vorrei che ci mostrassi i brillanti risultati di questo servizio magnifico. Sì, guarda, li ha preparati Michele, che Eccoli inaspettatamente qua. è stato trader di questo sistema da parecchio tempo. Tra l'altro, ha fatto la strategia dal 2020, quando il mercato è stato particolarmente agitato, ma è una equity line assolutamente, come vedi, a 45 gradi, Eh sì. come spesso non avviene. Mi ha precisato che ha arrotondato tutti i valori per difetto ai 10 dollari per difetto, quindi Sarebbe assolutamente anche negativo. meglio di così, quindi. Anche meglio di così, ma per una ragione di calcolo, di semplificazione del calcolo. E come vedi, mese per mese la strategia porta a casa dei risultati lusinghieri. Questa è stata fatta con due posizioni, con due posizioni, quindi un capitale circa di 10.000 dollari. Poi se avete 10-12 mila dollari, anche meglio. Michele aveva messo 10 mila euro che
che erano un po' di più di quelli di oggi, insomma, a quel tempo. Quindi 10.000 dollari o qualche cosa di più, magari 11 o 12.000, riuscite a fare con tranquillità due posizioni, ma se ne avete meno ne fate una sola, non è un problema, guadagnate comunque. Sì. E riuscite a fare due posizioni sul titolo e due posizioni sulla strategia e avete una formidabile copertura del rischio sul titolo, del rischio su Apple e una possibilità di guadagnare sempre almeno due volte. Sempre, ovviamente ci sono i momenti in cui tutto questo Certo. funziona meno, evidenzio le cifre in rosso, perché è bene che le evidenziamo perché ci sono. Ovviamente, che cosa succede? Succede che può accadere che il mercato non ci dà una gioia, no? Nel senso che Certo. il titolo non si muove, torna indietro violentemente, dalla parte opposta il credito non è sufficiente a compensare, insomma, capita che episodicamente ci possa essere qualche perdita, ma la stragrande maggioranza delle operazioni si chiude con profitto e anche un profitto brillante. Come si vede, come si evince dall'equity line, c'è da dire inoltre che è stato estrapolato un equity line inerente a quello che è il periodo più brutto dei mercati, il più irregolare, non a caso, ovviamente, appunto per dimostrare che nel periodo peggiore Apple Profit ha performato brillantemente. Assolutamente sì, 20, 21 e 22. Magnifico, magnifico. Maurizio, a questo punto mi riprendo il controllo dello schermo per poi procedere con le domande di rito. Allora, Apple Profit, la rivelazione di questo 2023 e per i prossimi anni, anche per gli anni a venire, difficilmente troveremo un servizio simile con tali prestazioni e con tale ricercatezza operativa. Apple Profit è in promozione esclusiva, questo è il suo webinar di lancio. Se volete partecipare a una vera e propria rivoluzione operativa, la risposta non può essere che Apple Profit. Scrivete un WhatsApp, un SMS al numero 320-875-6444 con scritto Apple Profit 320-875-6444. Ignorate le cifre presenti adesso sul portale opzionale relativamente al servizio Apple Profit, poiché la promozione vi sbalordirà. 320-875-6444. Maurizio, ti riassegno il controllo dello schermo così che possiamo procedere con le domande di rito. Allora, capitale minimo necessario per poter godere di questo fantastico servizio? Ma per fare una posizione sono sufficienti 6-7 mila dollari. Se ne mettiamo qualcosa di più, trattandosi comunque di opzioni dell'S&P 500, ben venga per avere maggiore copertura in caso di movimenti forti del mercato. Diciamo capitale ideale io metterei almeno 10-12 mila dollari. 10-12 mila dollari per fare una, talvolta due posizioni, e essere assolutamente tranquillo che il trading su Apple mi permette di poter avere una continuità di profittabilità semplicemente seguendo il trend following di Apple. È una delle azioni che hanno una maggiore potenzialità di trend following. Perfetto. Maurizio, Apple Profit ben si accorda con gli altri servizi oppure complica le cose a coloro che già dispongono di un abbonamento, quale ad No, esempio Dribbling, Incassi Costanti America? assolutamente no, perché è un servizio che ha una sua indipendenza dal punto di vista dell'assetto strategico, cioè la strategia sull'S&P 500 che viene messa a mercato è una strategia che è specifica di questo modello e non può che essere così, perché deve essere calcolata sulla base di come è fatta la strategia trainante, che è quella di Apple. Certo. Se sulla strategia trainante c'è una perdita massima di una certa entità, l'hedging deve essere costruito con quella logica sulla base di quella perdita massima, perché il primo obiettivo è che devo coprire la perdita massima. Poi
Secondo obiettivo, devo continuare a guadagnare anche se il mercato mi è andato contro, che è la filosofia tutta di opzionaria, no? Trasforma Certo. in profit il mercato che ti va contro. Questo è pienamente confermato anche su Apple Profit. Eccezionale. Quanti sono i segnali erogati in media mensilmente? Uno o due segnali prendendo appunto il trend following di Apple. Uno o due segnali al mese che sono sufficienti perché? Perché normalmente dopo 15-20 giorni, se abbiamo preso il trend giusto, la strategia di Apple già si può mettere a profitto. In molti casi, se Apple è andata a profitto, la strategia a credito è matura per essere chiusa. Ok, perché la Certo. strategia credito guadagna insieme col fatto che Apple cresce, eh? Apple cresce, la strategia credito guadagna. Quindi riusciamo a chiudere tutti e due. Se il trend è un po' più difficoltoso o non l'abbiamo proprio preso, no? Perché c'è Sì, anche questo, no? Ma è una gioia, no? Come certo. si dice. Ecco. No, non ci abbiamo preso, il trend si è girato, non abbiamo preso il momento giusto e semplicemente l'avevamo preso all'inizio, ma poi non è durata e abbiamo probabilmente una strategia un po' più lunga da tenere a mercato, dove possiamo anche decidere di tagliare il ramo secco di Apple se vediamo che è effettivamente cambiato il trend e magari lo tagliamo ad una perdita inferiore alla perdita massima. E guadagniamo dalla strategia di hedging, oppure teniamo in piedi tutte e due, e comunque da una parte o dall'altra guadagniamo in ogni caso. Quindi uno Perfetto. o due al mese per rispondere alla tua domanda. Magnifico. Maurizio, spesso riceviamo messaggi, lo sai benissimo, da parte di abbonati che dispongono di capitali molto molto grandi che ci chiedono: laddove volessimo drogare tali strategie, usando il tuo frasario, quali potrebbero essere i risultati? Ah beh, la droga, le strategie sulle opzioni, lo sai che è virtualmente illimitata, no? Noi Certo. consigliamo che sulla strategia di hedging drogarla è molto molto facile, è molto Ok. semplice, perché tieni presente che se su questa strategia io aggiungo molto banalmente, osserva, qui ho un credito 6, la voglio drogare perché non ho problemi di margini, perché ho disponibilità sul conto, posso coprire, io posso aumentare la profittabilità di 20, di 2,5 su 6, quindi 2,5 su 6 quanto è? È il 40%, giusto? Del Sì. 40%, va bene? La profittabilità semplicemente aggiungendo una put coperta allo stesso livello senza aggiungere uno spread a debito. Se voglio essere sicuro, ho disponibilità di capitali, ma voglio coprire meglio la strategia, posso arrivare a un risultato di questo genere, che comunque sono quasi 2 punti in più su 6, quindi un 33% in più, con un livello massimo di copertura. Dal punto di vista Apple, posso tranquillamente raddoppiare o triplicare le posizioni o moltiplicarle per quello che voglio, o posso anche, una volta che ho preso dimestichezza con la strategia e ho capito la formidabile potenza che ha delle opzioni OTM, le opzioni OTM sono disprezzatissime, no? Quelle Sì. lontane, per chi fa trading di posizione, no? Ma se tu accoppi la OTM in una certa quantità, a un certo livello, attenzione, a un certo livello deve essere, non è scelto a caso il livello, e lo accoppi con questa strategia qui, tu hai un effetto moltiplicatore dell'Etnau che è favoloso, ma è proprio favoloso. E non solo, se tu hai fatto un'operazione di questo genere, dove hai arricchito il credito e hai anche azzeccato la posizione, guadagni da un credito aumentato del 30-40% e magari hai dei soldi in più perché hai aumentato la posizione su Apple o hai semplicemente incrementato quello che è un motore trainante dell'ETNAU, ovvero le opzioni OTM comprate ad un certo livello,
Allora, questa ti dà veramente delle soddisfazioni immense. È una Sì. strategia che, come sai, dire che guadagna sempre due volte è la verità. Guadagna sempre due volte. Come si muove il mercato, guadagna due volte. Guadagna da due parti. Maurizio, come mai avete pensato di estrarre dal cilindro soltanto adesso tale strategia? Ma sai, mettersi sul mercato azionario significa approcciare un mondo che dal punto di vista della curva delle opzioni è un mondo completamente diverso. Questa è una cosa, Luciano, che non sanno in molti, no? Ma la formula che governa le opzioni sulle azioni è molto diversa dalla formula che governa le opzioni sui future. Ha addirittura degli autori che non coincidono, nel senso che le opzioni sui future sono state strutturate, la formula delle opzioni sui future, solo da Black, cioè Sì. da uno dei tre che ha fatto la formula di Black e Scholl, che hanno preso il Nobel. Quindi solo uno dei tre ha rielaborato la formula per le opzioni sui future. Quindi questo significa che da un punto di vista dell'utilizzo nel mercato professionale, ovviamente tutto questo, ecco, tu lo dai ai professionisti, a coloro che hanno le trading room e tradano per conto di altri, con patrimoni grandi gestiti, è evidente che è un mondo che tranquillamente è preparatissimo per questo. Va bene? Certo. Noi abbiamo costruito un modello che è replicabile con molta facilità, con enorme facilità dal pubblico retail, dopo aver costruito un modello di cultura che è nato con Dribbling, un modello di cultura che è la data di nascita di Opzionaria, dove constatato che sul mercato, che hai visto anche con esperienze non positive, diciamolo chiaramente, che abbiamo fatto noi, con terzi, va bene? Constatato Certo. che sul mercato c'era il deserto dei tartari, perché questa è la realtà del mercato delle opzioni in Italia, c'è un deserto dei tartari di strategie che effettivamente riescono a essere replicate e comprese dal pubblico non professionale, dal pubblico retail, dal pubblico che è il pubblico dei nostri contenuti, il pubblico che e vuole aumentare la propria cultura finanziaria, vuole entrare nel mondo della cultura finanziaria di altissimo livello, della cultura finanziaria che esprime l'Istituto Svizzero della Borsa. Bene, su quel pubblico abbiamo costruito un modello che è esattamente replicabile e soprattutto comunicabile, e spiegabile Esatto. con semplicità, in modo tale che il pubblico apprezzi anzitutto il contenuto di cultura che c'è dietro. Questo è il nostro obiettivo e questa è la ragione per cui costruendo un percorso pian piano nato con Dribbling è stata una rivoluzione, Luciano, no? Ancora c'è qualcuno che non riesce a capire, no? Che quanto è rivoluzionario, va bene? Ma tanto pubblico lo ha capito e ha sposato la causa di Dribbling. Perché? Perché la causa di Dribbling è formidabile. È la sicurezza del tradare in opzioni, è la maggior parte, la stragrande maggioranza delle operazioni che vanno a profitto indipendentemente da come va il mercato. Con quella filosofia, che poi si è evoluta con Smart, con incassi costanti America America. e con quindi con Dribbling Stocks, per carità, con Dribbling DAX, non è che me ne dimentico, ma sai che per me l'S&P 500 è quello che mi sento sempre di consigliare, insomma, ecco, lo mettiamo al primo posto su tutto in modo molto trasparente perché le sue opzioni sono liquide, sono molto meglio tradabili e hanno la curva di Black invece che la curva di Black e Scholl. Qui si tratta di mettere d'accordo le opzioni delle azioni dell'azionario, quelle di Apple, con quelle dell'S&P 500. È una nostra esperienza quasi decennale di questo tipo. Okay, che è suffragata anche da nostre persone che l'hanno
replicata da trader retail, no? Quali alla fine sono, e è un strumento di cultura, di nuova cultura, che per la prima volta viene sul mercato. E come sai, ci abbiamo pensato a lungo, proprio sulla scia della tua domanda, perché ci abbiamo pensato a lungo? Perché dovevamo estrarlo dal mondo professional. Tu sai che sul mondo professional imponiamo dei contratti di riservatezza assoluta, no? Quindi è un po' come dire, un controtrend rispetto alla riservatezza assoluta. Stiamo diffondendo in pubblico un nuovo modello culturale. Magnifico, magnifico. Nuovo, innovativo, profittevole e sicuro. Un modello impeccabile in cui tutto è ben equilibrato, ottimamente equalizzato e bilanciato. Potresti per favore mostrarci l'equity line e i risultati che derivano da tale operatività? Eccoli. Eccola qua. Quali risultati mensili, Maurizio, in termini percentuali possiamo aspettarci da Apple Profit? Ma guarda, io preferisco sempre riferirmi al modello nostro. Noi diciamo sempre che dall'1,5 al 4% è come dire, il benchmark a cui dobbiamo realisticamente auspicare ogni mese, quello a cui dobbiamo puntare, dall'1,5 al 4%. Però Apple Profit è molto più profittevole della media delle altre strategie, molto più profittevole. Però permettimi di dire che questa equity line è costruita su un conto di un normale trader, di un normale di una persona che ha un conto con Interactive Brokers, uno dei nostri, che cortesemente si è messo a disposizione per fornirci i risultati da mostrare al pubblico. Però è uno di noi, è uno dei nostri. Noi non vogliamo mai illudere il pubblico. Illudere il pubblico è qualche cosa che lasciamo ai nostri peggiori competitor. Vogliamo essere realistici, avere dall'1,5 al 4% è un risultato estremamente lusinghiero. Da Apple Profit potete aspettarvi anche di più, specialmente se avete un po' più di capitale. Specialmente se imparate la strategia e imparate il modello strategico, tenete presente che siamo sempre a disposizione anche con la nostra formazione su questo. Questo è un mondo formativo, fra l'altro, assolutamente nuovo, Luciano, proprio perché mette d'accordo due mondi che sono diversi: il mondo delle Certo, opzioni sulle azioni e il mondo delle opzioni sui future. eccezionale. Maurizio, visto il clamore che scaturirà da questo webinar, visto anche Apple, la presenza di Apple, voglio mettermi nei panni di un neofita affascinato da tali risultati, da tale metodologia e anche dall'operare in sé su un titolo quale Apple, vuole avvicinarsi a questo servizio. Sarà impossibile per lui avvicinarsi a questo servizio, oppure essendo neofita potrà comunque farlo? No, guarda, i nostri segnali ce l'hanno detto tutti. Premesso che tutti quanti, coloro che lavorano, alle volte possono, come dire, non essere perfetti, ma i nostri segnali hanno come riscontro da parte di tutto il pubblico una chiarezza assoluta su che cosa fare. Va bene? Una chiarezza assoluta sugli strike, sulle scadenze, sui prezzi dell'istante in cui non mettiamo a mercato, del modello che c'è dietro, la spiegazione con i commenti successivi all'operazione che facciamo. Su Apple Profit ne faremo anche, specialmente all'inizio del servizio, ne faremo più di uno, proprio per far entrare i nostri abbonati, il nostro pubblico all'interno del modello strategico. Riconoscere questo modello strategico, che questo è il modello, Luciano, che utilizzano i grandi professional, no? Che i grandi professional, quando tradano le azioni, l'azionario, non è che le tradano alla cieca, si coprono, fanno equity. Questo è un modello che porta verso il pubblico retail, verso il pubblico, il grande pubblico dell'Istituto Svizzero della Borsa, porta un modello che è quello tipico dei professional,
di fare hedging, di fare compensazione fra un modello azionario e un modello che è basato invece sulle opzioni, sugli indici. Sono sempre opzioni di natura diversa che se le metti insieme ti permettono di moltiplicare il tuo profitto. Eccezionale. Quindi questo servizio si rivolge sia ai professional sia ai neofiti, i quali potranno godere di un'assistenza a 360 gradi a tutto tondo, dall'inserimento del segnale attraverso lo sviluppo e alla chiusura del segnale stesso attraverso un canale dedicato email, attraverso un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Alle volte anche attraverso il tuo intervento in prima persona, Maurizio, per quegli abbonati che magari vogliono conoscerne di più del servizio, della metodologia utilizzata, che hanno delle curiosità da soddisfare. Assolutamente sì, Luciano, anzi l'assistenza, e fai bene a sottolinearlo perché è quasi proverbiale l'assistenza. È proverbiale nel senso che è un qualcosa che ci viene riconosciuto da tutto il pubblico. Noi siamo l'unica casa editrice in Europa a mettere a disposizione dei lettori e degli abbonati un numero di telefono che, come hai sottolineato tu, risponde 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Le nostre email di assistenza sono monitorate 7 giorni su 7, 7 su 7, quindi dal lunedì alla domenica, per 18 ore al giorno. Questo è il livello di monitoraggio che diamo ai nostri clienti. Che cosa significa? Significa che rispondiamo sempre dopo 3 minuti? No, significa che ragionevolmente, a seconda della priorità che obiettivamente ci proviene, c'è stato per esempio un nostro abbonato recente che aveva un grosso dubbio al momento dell'inserimento del segnale, ci ha detto proprio con molta chiarezza che era quasi in panico, no? Perché non sapeva esattamente come comportarsi, ha chiamato il nostro numero 24 ore, l'abbiamo richiamato dopo 3 minuti, dopo 3 minuti, ce ne ha dato atto, è richiamato dopo 3 minuti. E quindi sulla base anche della valutazione di quello che è realmente l'impatto che ha per il nostro cliente la necessità di contattarci subito, la necessità di avere subito una risposta. Per le risposte più articolate, più complesse, dove ci viene chiesta anche, come dire, una consulenza di metodo, non una consulenza personalizzata, no? Ma una consulenza di metodo, una spiegazione, per esempio, sul perché la strategia viene concepita in un modo piuttosto che in un altro. Magari quella richiede l'apporto di una delle nostre risorse più qualificate, bene, che risponde in tempi moderatamente brevi e relativamente brevi per poter dare tutte le repliche possibili. Ripeto, livello di assistenza che non è conosciuto nel mondo della finanza professionale, mondo della finanza professionale che ama chiudere i cancelli il venerdì alle 12, no? Nemmeno più alle 17, no? Venerdì alle 12, no? E noi invece amiamo il nostro lavoro, adoriamo il nostro lavoro, ci piace il nostro lavoro, non c'è niente da fare, ci piace, Sì. esprimiamo una passione nel nostro lavoro, è la ragione per cui le nostre email sono monitorate 18 ore al giorno e il nostro numero di telefono risponde 24 ore e 365 giorni l'anno. Il servizio inoltre, Maurizio, Apple Profit, nello specifico, ha anche una matrice didattica per cui gli abbonati verranno resi edotti di volta in volta attraverso i webinar, attraverso i contenuti pubblicati, attraverso gli articoli, attraverso i confronti e il confronto appunto con te e con l'assistenza. Giusto? Assolutamente. Assolutamente sì. E quando mi è Perfetto. possibile intervenire in prima persona lo faccio molto volentieri. Ovviamente non posso fare con tutti, noi riceviamo tantissime email, telefonate, contatti da parte del pubblico. È Non riuscirei a notoria. farlo con tutti, siamo una struttura di 34 persone, ma è molto volentieri quando riesco ad avere un contatto diretto con abbonati e clienti, è solo un grande piacere da parte mia. E una parte delle mie energie personali è comunque destinato sempre a fare in modo di avere la totale soddisfazione del cliente in questo senso. È uno dei È nostri obiettivi. notoria, Maurizio, è notoria e meritoria la tua disponibilità, di cui gli abbonati ne sono assolutamente a conoscenza.
Grazie. Apple Profit, servizio rivelazione del 2023 per una rivoluzione operativa a tutti gli effetti. Apple Profit, appartenente alla famiglia opzionaria delle operatività più evolute, più innovative, l'universo parallelo delle opzioni. Maurizio, mi riprendo il controllo dello schermo perché Apple Profit è in promozione esclusiva. Cogliete un'occasione imperdibile. Promozione esclusiva dipesa da questo webinar, che è il primo webinar Apple Profit, quindi una promozione unica e imperdibile. Vi basterà inviare un WhatsApp, un SMS al numero 320-875-6444 con scritto Apple Profit. Specifico inoltre che è possibile usufruire della promozione e rimandare l'attivazione del servizio, per cui aderisco adesso, ma sarò io a indicare la data di attivazione, quindi per un mese, 2 mesi, pur di approfittare della promozione. Specifico inoltre che ci sono delle promozioni personalizzate anche per tutti i nostri abbonati, gli abbonati più affezionati. 320-875-6444 per Apple Profit. Maurizio, io ti ringrazio immensamente, come sempre, è un onore presentarti e presentare servizi di tale calibro. Grazie, grazie a te, grazie a tutto il pubblico che ci segue. E ringrazio quindi tutto il meraviglioso pubblico che ci segue sempre con grandissima attenzione. Grazie mille a tutti, una buona giornata.